Buonasera a tutti, benvenuti, benvenuti alla 25esima puntata della nostra sanità, il nostro appuntamento settimanale dopo una piccola pausa dovuta a impegno della sede e dei nostri studi per altre motivazioni tecniche e riprendiamo questo nostro percorso. La prima cosa da dire è che i vaccini mRNA che sono stati utilizzati nel Covid finalmente incominciano a venire usati proprio grazie alla sperimentazione anche per altre cose, quindi c'è uno studio avanzatissimo sull'utilizzo nella prevenzione delle recidive addirittura del melanoma e di altri tumori. E andremo a vedere. Poi andremo a vedere anche un'altra cosa, che cosa succederà a ottobre. A ottobre bisogna rifare le vaccinazioni, bisogna rifare vaccinazione Covid, analizzeremo poi i dati del Covid, anche se minimi ormai, il problema è che non facendo più il monitoraggio possono essere praticamente c'è una fine Covid, diciamo, quasi d'ufficio e una circolazione un pochettino in background. Poi parleremo della colpa medica perché giustamente la commissione che si è insediata a livello ministeriale, ovviamente ha cominciato a dare i suoi risultati e vedremo quali sono. Poi parleremo di una situazione che ogni italiano ci sarà passato, ovviamente, le certificazioni sanitarie. Chi non ha mai chiesto un certificato, chi non ha mai avuto necessità di richiedere una certificazione sanitaria per ottenere qualche cosa, un beneficio, ma noi andremo a vedere quali sono le certificazioni più richieste, ma non solo, quali sono le certificazioni più bizzarre che vengono richieste. E tutto questo lo vedremo alla nostra sanità. La svolta dei vaccini terapeutici contro il cancro appare sempre più vicina. Sono infatti positivi i nuovi risultati del vaccino a mRNA contro il melanoma in combinazione con la molecola immunoterapica Pembrolizumab. Il vaccino associato a immunoterapia ha ridotto il rischio di metastasi a distanza o morte del 65% nei pazienti ad alto rischio con melanoma in stadio terzo o quarto avanzato sottoposti a intervento chirurgico. Lo evidenzia lo studio su 157 pazienti dell'azienda americana Moderna, presentato al congresso della Società Americana di Oncologia Clinica in corso a Chicago. Si tratta di un importante aggiornamento dei dati relativo al candidato vaccino contro il melanoma, basato sulla stessa piattaforma a mRNA, utilizzata per la prima volta, sottolineano i ricercatori, per il vaccino anti-Covid. In precedenza, infatti, erano già stati registrati dati positivi per la riduzione del rischio di recidive localizzate nell'area di insorgenza di questo aggressivo tumore della pelle. Le aziende Moderna e MSD prevedono ora di avviare entro il 2023 lo studio di fase 3 e di iniziare gli studi sul vaccino anche per altri tipi di tumore, a partire dal polmone. Risultati positivi arrivano intanto anche dall'Italia con una ricerca che mostra come la proteina N del Covid, usata come antigene, può ridurre anche più di 1000 volte i livelli di replicazione del virus nei polmoni di topi di laboratorio e questo metodo potrebbe aprire la strada ad applicazioni anche in oncologia. Allora, eccoci qua, abbiamo visto questa introduzione che con qualcosa che fa ben sperare. Dottor Sabbadini, buonasera. Buonasera, dottor Piero, buonasera a tutti. Sì, molto interessante. Diciamo che
Il Covid è stato un po' una prepista e da questo pare che stiano nascendo idee e proposte per dei vaccini che potrebbero risolvere malattie che attualmente hanno difficoltà di cura, come il melanoma recidivante e il tumore del polmone. Quindi ben vengano queste notizie e speriamo che così come veloce è stata la preparazione dei primi vaccini contro il Covid, lo sia altrettanto per queste malattie. Allora, dottor Buono, buonasera, Conte Duca delle Due Sicilie, benvenuto. Buonasera a tutti, bentrovati. Sì, notizia fondamentale, di grande importanza, anche perché si entra a questo punto nella fase 3. La fase 3 ricordiamo che è la più importante perché è quella in cui si espande il bersaglio dello studio, quindi nella fattispecie della vaccinazione, i numeri crescono. Si precisa l'effettivo livello di sicurezza del farmaco. Praticamente la fase 3 è quella con la quale entrammo nella vaccinazione per il Covid. Quindi siamo, è il caso di dire, un pezzo avanti nella sperimentazione. La quarta poi è quella che prosegue con la verifica di ciò che accade nel post-marketing. Quindi essere arrivati alla soglia della terza fase ci fa stare con il fiato sospeso, perché a parte le future applicazioni che potranno essere fatte con questo vaccino, già il fatto di pensare che il temibilissimo melanoma, sappiamo uno dei tumori più letali, più pericolosi che esistano, possa essere in qualche modo frenato da questa vaccinazione, ci fa molto, ma molto ben sperare. Auguri a chi sperimenta e complimenti intanto per le prime due fasi che si sono concluse con successo. Saluto come sempre al dottor Miserendino collegato da Milano, benvenuto. Un saluto da Mauro Miserendino che da buon ficcanaso tira fuori una domanda che gli sta un po' qui, nel senso che fin qui abbiamo visto i vaccini cimentarsi contro dei virus, contro dei microbi, contro dei nemici noti. Invece in questo caso dei tumori come il melanoma, il tumore al polmone, eccetera, non si conosce che la mutazione genetica, tutt'al più che produce la replicazione. E la domanda è proprio questa: in relazione alla cellula mutata, noi abbiamo trovato qualcosa che fa, che può cambiare le sorti di un'intera produzione tissutale di cellule. Ecco. Chissà che non troviamo anche le origini del tumore, perché il fatto che il meccanismo del vaccino possa lavorare su una cellula modificata potrebbe anche trovare finalmente il complemento d'agente di quella modifica cellulare. E magari, è importante da un punto di vista psicologico, sarebbe importante sapere che il tumore non è un mostro che produciamo noi. Magari, non so, un giorno scopriremo che si contagia e sarà terribile, magari i primi tempi, una scoperta del genere, però non sarà più il mostro e questo è importante. In effetti sì, è una riflessione, perché bisogna capire come fanno, perché oppure perché queste cellule hanno in comune, e tutte hanno in comune delle caratteristiche che sono uguali per tutte. Allora a quel punto, perché in effetti c'è una questione, parliamo di una standardizzazione, perché se io devo andare a colpire un qualcosa col vaccino mRNA, devo sapere esattamente che cosa andare a colpire, o perché hanno trovato magari delle caratteristiche comuni. Sicuramente le cellule tumorali fino adesso hanno avuto la caratteristica di andare un pochino per conto loro e di sovvertire quella dell'anatomia fisiologica delle cellule e della riproduzione, quindi seguendo un percorso assolutamente imprevedibile. Se in questo modo si riesce a controllare anche la riproduzione delle cellule tumorali, in qualche modo bloccandone la replicazione, appunto, sicuramente è un grosso risultato. Che poi il tumore possa essere virale, possa essere contagioso, possa essere genetico, sicuramente saranno delle scoperte che ci aiuteranno sicuramente a prevenirlo, forse meglio, una volta capito qualcosina di più. Forse probabilmente le cellule alla fine avranno un minimo comune denominatore, che sarà quello con cui andare poi a
a lavorare, perché giustamente se poi noi troviamo che questi hanno patrimoni genetici differenti che fanno lo stesso effetto, ma hanno patrimoni genetici differenti, col vaccino mRNA a quanto pare è difficile andare poi a colpire, perché probabilmente non conosciamo l'avversario, e l'avversario può assumere varie forme, quindi corre il rischio di andare magari a colpire altre cose. Però comunque, al di là di questo, che poi alla fine è il futuro delle nostre prossime generazioni, speriamo poi che evolva e vada avanti, parliamo di un qualcosa di più prossimo. L'ente europeo, il Centro di Prevenzione del Controllo delle Malattie Infettive, le CDC e l'agenzia EMA hanno pubblicato una dichiarazione congiunta in cui spiegano attualmente quali dovranno essere le vaccinazioni Covid per la prossima stagione, fermo restando che rimane sempre quella dell'influenza, e pare che debbano essere dei vaccini monovalenti contro i ceppi XBB, cioè contro le varianti, e questo mi sembra che noi l'avevamo già detto l'altra volta con Ieraci, avevamo un po' anticipato questa notizia di qualche giorno prima della pausa, no? Certamente, come anche pare probabile, anche se finora non c'è il crisma dell'ufficialità, che possano essere in confezioni monodose, che dovrebbe limitare gli sprechi e migliorare la gestibilità. Quindi ci approssimiamo piano piano al periodo autunnale, con qualche modifica in senso migliorativo di quella che può essere la programmazione, la precisazione dei target vaccinali che dovrebbero essere riservati alle categorie più a rischio, e stiamo a vedere che succede in questo proseguo di cambi stagionali. Certo è che se passano almeno altri due cambi stagionali senza che ci siano grosse recrudescenze, possiamo sicuramente rallegrarcene, speriamo che sia così, perché al di là di quella che è la effettiva circolazione di questo virus, che resta un punto interrogativo perché sarebbe legata all'effettuazione continua di tamponi a tappeto che ormai non si fanno più da tempo, e al di là di questo, dicevo, sarebbe una presa d'atto di un'avvenuta endemizzazione di cui adesso abbiamo i prodromi, abbiamo forse le probabilità per quello che vediamo, ma non ancora la certezza. Allora, comunque, intanto andiamo a vedere i dati. Comunque parliamo di vaccini contro appunto le varianti BBX, che sarebbero una variante della variante Omicron, che sono quelle che attualmente, perlomeno nel nostro emisfero, causano i casi di Covid più evidenti. Fermo restando che la doppia commissione dell'EMA e delle CDC comunque ha dichiarato che i vaccini attualmente prodotti e commercializzati continuano ad essere validi, vanno rivaccinate le persone, i bambini che sono hanno difese immunitarie abbassate, i pazienti a rischio, e comunque fortemente consigliata sarà la vaccinazione anche del personale sanitario, proprio perché il personale sanitario, essendo necessario per curare i pazienti, si dovrebbe prevenire la sua malattia, e quindi la trovo una cosa molto interessante. Bisogna vedere cosa succederà. La cosa che mi fa piacere è che noi abbiamo sempre pensato che fosse necessario un'attenzione maggiore su quelle che erano gli andamenti del Covid anche finita l'emergenza, e mi sembra che le commissioni, questa nello specifico, stiano lavorando accuratamente e stiano cominciando a produrre dei risultati. Intanto, visto che lei, dottor Piero, parlava di dati, possiamo ancora vedere le due slide che ormai nelle ultime settimane siamo abituati a mostrarvi, essendo finite quelle dell'influenza, quelle che ci dicono i dati del coronavirus: 35.000 tamponi, 125 morti, 9 in meno le terapie intensive, meno 230 i ricoveri ospedalieri con sintomi importanti. Certamente il Covid non è scomparso. Oggi io stesso a studio ho avuto due casi, uno dei due con 131 di COI, che sarebbe, diciamo, l'indice di virulenza. Quindi è una malattia endemica, non pandemica, ma dobbiamo comunque stare attenti. E io dico e continuo a dire a tutti, visto che nel mio studio la rendo obbligatoria, l'uso della mascherina, se non altro nei posti molto affollati e chiusi.
Dottor Miserendino, questi dati. È sparito il Covid perché non lo testiamo più, insomma, praticamente. Ma io sono preoccupato per due cose. La prima è che i morti sono di più di quelli in terapia intensiva, molti di più, nel senso che se andiamo a vedere di che cos'era il 12% fatto dai 9 in terapia intensiva che abbiamo in meno ricoverati, e che percentuale è i 125 rifatto 100 i 125 morti della settimana che è appena passata, fatto 100 ciò che è la massa rispetto a quella percentuale che è il 125, a questo punto vediamo che sono molto maggiori i numeri dei morti che quelli di chi è passato alla terapia intensiva, e il sospetto cade verso o le persone assistite a casa o verso le persone nelle residenze, e gli anziani delle residenze. Il problema è proprio questo, è una patologia da residenzialità, e questo fa un po' riflettere. Altra riflessione è sul lavoro che toccherà i medici di famiglia, perché i medici di famiglia saranno costretti, da un certo punto di vista proattivamente, saranno anche contenti di farlo, a parlare con i familiari dei pazienti defedati, che saranno i primi a vaccinarsi, e i familiari loro dovrebbero essere i secondi, perché ora non dobbiamo nasconderci che se il vaccino ha fatto qualcosa è anche per una questione di educazione. Intanto, in quanto ha fatto qualcosa, andrebbe praticato in famiglia, e è una questione di educazione sanitaria per una famiglia che ha una persona malata o anziana, farlo. Questo è un messaggio che dovrebbe veicolare il medico di famiglia, però aiutato dalle istituzioni. E questo voglio capire quanto le istituzioni, quanto il Ministero della Salute, quanto chi finora ha detto che siamo passati in una seconda fase del Covid possa aiutare il medico di famiglia a veicolare un messaggio così importante e così concreto. Anche perché giustamente se le istituzioni fanno finta che sia finito tutto, ovviamente io non mi posso mettere ad applicare un qualcosa che la gente considera ormai finita. E poi un altro fattore c'è, guardate, attenzione, poi alla fine arriverà il giorno che io riuscirò a parlare con qualcuno e ci darà un po' di dati, con qualche responsabile di qualche grosso centro. Ma le sindrome post-Covid, attenzione, io le sto vedendo adesso, incomincio a capire, alcune infezioni sono di novembre 2019, capito? Quindi abbiamo proprio di quel periodo che non c'era nulla, e i postumi li trovo adesso, quindi ovviamente non è un fenomeno che possiamo mettere la testa sotto come uno struzzo, perché anche chi ha avuto forme leggere poi qualche danno ce l'ha avuto, quindi è tutta una questione di dire, noi non possiamo dire chiudiamo la partita, arrivederci, grazie, ci mettiamo una croce sopra. L'osservazione che faceva il dottor Miserendino mi spinge a fare una considerazione, spero voi condividiate. Il valore e l'importanza del medico di famiglia dovrebbe essere in qualche modo sottolineato anche dalle autorità, perché nell'ultimo periodo del Covid si è visto che c'è stata un pochino di confusione su quelle che erano le figure predominanti. I vaccini che li fanno gli hub, no, i vaccini li fanno le farmacie, no, li fanno anche i medici di medicina generale, no, ma i condomini sono adatti o non sono adatti alla vaccinazione, quando per una vita abbiamo fatto le vaccinazioni per l'influenza ed erano adatte. Quindi questo dagli al medico di medicina generale come se prendesse troppo potere è una cosa che dobbiamo stare attenti a scongiurare. La notizia dell'altro giorno, fermo restando che non è un attacco alla categoria professionale dei farmacisti, la notizia dell'altro giorno che una paziente è stata salvata da un infarto perché ha fatto un elettrocardiogramma in farmacia, se da una parte mi rende felice per la signora che ha avuto modo di salvarsi, dall'altra complica sicuramente la gestione dell'idea di una malattia grave e impellente come l'infarto. Non si può pensare di chiamare il farmacista, andare da lui, farsi fare un elettrocardiogramma, aspettare che l'elettrocardiogramma poi abbia effetto, non avendo egli, proprio per le caratteristiche della sua professione,
capacità mediche discriminatorie sul tipo di dolore o di sintomatologia che il paziente che a lui si affida possa presentare. Un medico può anche al telefono rendersi conto, come abbiamo fatto noi tantissime volte, di quanto una patologia incipiente cardiaca possa essere importante, quindi dirottare il paziente verso il pronto soccorso. Sicuramente è un aiuto, però la mia osservazione dovrà essere questa: mettiamo i puntini sulle i, diamo ai medici di medicina generale un lavoro in più, sicuramente, certo, ma i medici di medicina generale questo lavoro lo fanno volentieri, che è quello di assumersi la responsabilità di vaccinare e di parlare, come diceva il dottor Miserendino, con i familiari dei pazienti ammalati per favorire la diffusione della vaccinazione, e lasciamo ad altre categorie professionali un lavoro di supporto. Spero voi possiate essere d'accordo con me. Io parlerei di un'altra cosa, però non tanto io, noi ci siamo fossilizzati nella questione Covid, nella questione infezioni virali che girano, eccetera. Io invece direi una cosa: bisognerebbe incominciare a fare una diciamo una politica educativa, no, dal punto di vista di tutte le possibilità che ci sono nel contrarre infezioni all'interno della società. Ovviamente, se noi quelle accortezze che noi tenevamo durante il Covid non è che le dobbiamo sempre portare alla massima potenza, però inserirle in background nel nostro quotidiano per evitare ovviamente la circolazione non solo di un coronavirus ma anche di altre patologie che poi sono altamente infettanti. Perché un conto che una popolazione venga completamente annullata, una nazione, perché c'è l'influenza che galoppa, un conto che se si qualche piccola accortezza magari si evitano tutte quante salvazioni. Nelle persone anziane ovviamente queste piccole accortezze, mantenendole, si evitano anche le ospedalizzazioni, si evitano anche altre cose, insomma. Inserire nel nostro quotidiano il lavaggio delle mani, disinfettare, mettere una mascherina nel momento in cui si sta troppo appiccicati, capito? Forse bisognerebbe inserire alcune cose come nell'educazione civica, diciamo, ecco. Esatto, infatti è quello che stavo per dire. Se, come auspicabile, verranno inserite alcune di queste nozioni nei corsi di studi, probabilmente ne avremo tutti quanti un vantaggio. Porre in essere quelle misure di prevenzione di ordine generale, oggi come oggi, corrisponde a un dovere civico, perché ci si rende conto di avere delle responsabilità non solo verso se stessi, è già una cosa importante, perché ricordiamo che chi si ammala sicuramente soffre, ma oltre a soffrire è un peso, è un problema per chi gli è vicino. Quindi un buon egoismo iniziale, che tale sembra, in realtà è un altruismo sostanziale, che diventa un altruismo ancora più esteso e quindi con valenza civica, laddove pensiamo che noi poi, inconsapevoli portatori di determinate malattie, possiamo avere contatto con persone che da quelle malattie possono avere conseguenze temibili. Quindi se una lezione del Covid, a mio avviso, deve rimanere, è proprio quella di considerare queste misure come valore civico. Secondariamente, di continuare a lubrificare, proprio come si fa con le armi, che si spera non debbano sparare mai, ma continuare a lubrificare quelli che sono stati i pattern difensivi, l'organizzazione, il modo con cui si contattano le persone, come si fa una chiamata attiva, e quindi parlo anche di modalità informatiche. Tutto quanto questo deve essere continuamente ginnasticato e ricordato. Se noi facciamo questo, non è che potremo mai evitare una nuova epidemia, tantomeno una pandemia, però sicuramente vi daremo un pochino più filo da torcere. E siccome il tempo, abbiamo visto che quando si ha a disposizione il portato della ricerca scientifica è un'arma importantissima. Pensiamo a quando non avevamo veramente nulla, a partire dai guanti, siamo arrivati ad avere vaccini sempre più mirati, sempre più perfezionati, siamo riusciti addirittura ad avere un farmaco efficacissimo nella terapia di questa virosi. Ecco, quando diamo tempo a un paese e a una globalità di paesi che hanno le loro risorse scientifiche pronte a partire, che hanno
le teste pensanti che possono condurre questa sperimentazione, noi stiamo vincendo la guerra. In pratica è il famoso dualismo che c'è tra l'azione ardita individuale, noi pensiamo a una guerra, pensiamo alla guerra che si vince con il bombardamento a tappeto, con l'arma segreta, lo strumento di distruzione di massa, che poi spesso e volentieri è una distruzione a 360 gradi. Dimentichiamo ancora una volta l'importanza che ha la logistica sui terreni di guerra, e la logistica nella guerra contro l'infezione è costituita proprio dal costante rifornimento di nozioni, di pratiche e di situazioni organizzative che devono logico, far parte bisogna... del nostro essere. Allora, volevo chiedere a Miserendino proprio questo. Come ritiene di un inserimento di una cultura della prevenzione infettiva, infettivologica all'interno della nostra quotidianità, diciamo? Non è che ci ha cambiato completamente il Covid, però qualcosina ci ha insegnato, allora traiamone frutto, perché insomma magari potremo vivere meglio. Anche qui io oggi sarei, come dire, un po' ecumenico, nel senso trovare delle soluzioni che non guastino il nostro vivere civile. Ha ragione il dottor Buono quando dice sano egoismo, perché sembra un ossimoro, però è sano, perché provoca che stiamo bene tutti, questo fatto di riuscire a portare la mascherina, eccetera. Però dall'altra parte egoismo, perché quando ti vai a confessare e dici io sono stato lontano dai miei figli, anche se c'era mia moglie malandata e io dovevo cambiare il pannolino perché sta influenza, non mi posso permettere di stare lontano dal lavoro, il don ti dice sei egoista e ti fa riflettere. Cioè il problema è che proprio per il bene degli altri non sai mai se devi fare un passo indietro o devi fare un passo avanti al momento giusto. Io credo che nell'ospedale, ad esempio, sia tutta sbagliata e tutta da rifare la politica attuale, nel senso che nei reparti effettivamente sarebbe giusto portare la mascherina e prendere tutti gli accorgimenti, quando si è visitatori, ci sono delle zone dove è ammessa una sola persona, accompagnatore della persona defedata, che ha dei problemi che per cui non può prendere il Covid, e quell'accompagnatore il Covid non ce l'ha. Viceversa, quando scendono a prendere i referti, dove la chiamata per numero è una bolgia, e in quel contesto nessuno ha la mascherina, siamo tutti seduti uno accanto all'altro e c'è stato un liberi tutti. Mi dispiace, ma questo non va bene. Allora ci fermiamo un attimo. Volevo un attimo seconda slide, che è quella sul tasso di positività. No, che poteva essere interessante per fare un'ulteriore riflessione, se arriva, ecco. Dal 23 maggio al 1 giugno il tasso di positività medio è stato il 5%, 3,6% rispetto alla settimana precedente, e quindi è salito un pochettino. Questo è un dato che volevo comunque sottolineare alla fine di questa discussione, per dire che il Covid c'è, ma che non c'è. No, c'è, però c'è stato moltissimo. Ma molti non se ne rendono conto, solo per osservare. Allora, facciamo una pausa, perché poi riparliamo di colpa medica, perché ovviamente ci sono dei dati della commissione ministeriale che è stata istituita. Linea della regia. Allora, sì, allora nella slide c'era, era almeno 3,6% della settimana precedente, però il concetto è questo,
Ovviamente questo è un dato che raccoglie praticamente raccoglie è meno 3,6% per quello la grafica si è saltato o meno rispetto alla settimana precedente 19-25 marzo. Allora apparentemente è un calo, però dovete capire che più passa il tempo e quello lì è il tasso di positività è il rapporto tra i tamponi fatti e le infezioni, tra la popolazione screenata e le infezioni. Ma se la popolazione è screenata cala drasticamente perché nessuno fa il tampone, il rapporto con le infezioni tendono a calare perché non vengono diagnosticate, ecco lì che il 3,6% è meno, perché tra la popolazione che viene screenata, che cala, e le nuove infezioni che non vengono ovviamente diagnosticate perché cala il numero dei tamponi, alla base c'è quello e quindi oggi c'è un calo. Ma non è un crollo, non è un crollo verticale dicendo che non c'è più niente. Non vengono segnalate. Perché la gente non ha più vantaggio a segnalare per evitare complicazioni e imbrogli vari. No, non è che non vengono segnalati, fanno il tampone, quelli che si comprano, è positivo, non dicono niente a nessuno e tirano innanzi. Vabbè, comunque, allora, parliamo, allora, colpa medica. Allora, la commissione sulla colpa medica, che è stata istituita, ha dato alcuni dati, e questo qui un po' ve li leggo. Il primo dato eclatante è quello che di tutte quante le denunce che sono state effettuate solo il 3% si conclude con una condanna. Qui quindi abbiamo un 97% di cause che sono intentate che non finiscono in condanna. Dopodiché si parte che su 100 denunce che si fanno contro i medici solo 3 si concludono con la condanna. Quindi significa che le altre 97 si dimostrano infondate. Ciò porta da un lato all'appesantimento della macchina della giustizia, dall'altra rende i medici più preoccupati e ovviamente si innesca la medicina difensiva. Queste non sono parole nostre, ma parole di Aderchi di Poglio, che è presidente della Commissione per lo studio e l'approfondimento delle problematiche relative alla colpa professionale. Allora hanno individuato anche 3 cause. Sì, è stata istituita dal decreto del Ministero della Giustizia all'incirca a metà aprile. Oltretutto c'è anche da dire un'altra cosa, non è soltanto questo, che una causa dura da 6 a 7 anni. Loro hanno immaginato 3 cause: l'aumento della violenza nei confronti degli operatori sanitari, la difficoltà dell'esercizio della professione con il rischio di commettere errori a causa del burnout e l'eccesso di denunce ingiuste a cui faceva riferimento lei poco fa. Non solo, ma hanno ascoltato il presidente del Framceo Filippo Anelli, il quale ha dichiarato pubblicamente in un'intervista che il presidente della commissione è parso a sua dire persona molto capace, molto motivata e quindi probabilmente riusciremo a fare qualcosa. Non so se invece lo scudo penale di cui si parlava qualche tempo fa e che sembrava dovesse risolvere tutti i problemi abbia funzionato o meno. No, bisogna vedere se proprio la legge Gelli che ha funzionato. Dottor Buono, abbiamo avuto una legge Gelli che è stata strombazzata come la risoluzione a tutti i mali, non ha risolto niente, ricominciamo a esserci. 97% delle cause che non sono niente, perché tanto ci proviamo e poi dopodiché solo il 3% è quelle realmente poi che vanno che sono state sanzionate. Vede, dottor Pirro, il problema è questo dato del 97% che si conclude con un nulla di fatto è un dato atteso, perché i criteri per attribuire una responsabilità penale e che potrebbe portare alla condanna di chi porta questa colpa sono criteri che prevedono che le prove debbano essere al di sopra di ogni ragionevole dubbio, e questo in una scienza complessa e multifattoriale come la medicina non è quasi mai possibile. Intanto perché abbiamo un organismo che nella sua unicità può avere delle risorse in positivo o in negativo che non possono essere previste. In secondo, perché la moltitudine di quelli che sono i meccanismi che possono condurre a un evento grave, un evento di danno, fino all'evento morte, fanno sì che questa essere al di là di ogni ragionevole dubbio sia difficilmente raggiungibile. Io direi un'altra cosa, che il penale spesso e volentieri non è altro che un trojan
come lo chiamo io, per il civile, dove i criteri per l'attribuzione di colpa sono diversi, sono quelli del più probabile che non. Infatti, se andiamo a vedere gli esiti dei procedimenti civili, anch'essi in maggioranza finiscono per essere favorevoli al medico, ma non con queste proporzioni. Quindi il penale dà fastidio sostanzialmente, proprio in parte per quello che diceva lei, sono procedimenti che durano anni. Avere una spada di Damocle sulla testa non è piacevole per chi deve operare con serenità, per chi ha già tantissime cose da fare e ci manca pure ogni tanto la chiacchierata con l'avvocato, l'udienza, il denaro che viene speso per poter sostenere l'uno e l'altro. E questo avere un qualcosa che non finisce in tempi brevi, tu però nel frattempo non ti puoi permettere di pensare solo a quello, e però quello ti scava, sta lì, eccetera, e poi generalmente a un certo punto si dice va bene, rinunciamo al civile perché magari ti sei un poco ammorbidito, rinunciamo, scusate, al penale perché ti sei un pochino ammorbidito, dopo averti fatto annusare l'odore, sia pure molto molto remoto, delle manette, comunque di una grande, parliamoci chiaro, rottura di scatole, alla fine magari andiamo sul civile dove tutto sommato ci sono i patteggiamenti, ci sono le assicurazioni. È un po' come gli incidenti di macchina. Esatto, insomma, diciamo, si dà una composizione che è certamente onerosa, perché poi il domani di chi sborsa è un domani ancora più oneroso, in quanto ha capacità di, e possibilità di assicurare. E diventa un po' una e diventa una ammuina, ecco, no, diciamo un mercato, delle lotte di questo genere, un mercato, esattamente, i prezzi di determinate cose, un mercato dove si spaventa e poi si passa. Quello che volevo dire è una riflessione un po' triste, la faccia da Miserendino, che lui sicuramente avrà la possibilità di approfondire molto di più da buon ficcanaso che me. E allora, quattro governi, una legge, un po' la paccottina di decreti a sparsi qua e là, tanti buoni propositi, e alla fine restiamo di nuovo come il gioco dell'oca al punto di partenza. Ci voleva la commissione per tirar fuori questi dati dopo tanto tempo? No, non ci voleva la commissione a tirarli fuori, li sapevamo già prima. Inoltre, la legge è fatta bene. Non è che si può andare a dire che se uno è negligente, cioè opera con i guantoni da sci, è uguale a che se è imperito, cioè non conosceva la linea guida ma l'ha applicata, e l'ha applicata magari anche bene. Questo è il problema di fondo. Uno non è punibile penalmente se ha cercato di fare il medico, se invece è stato negligente non è stato così poi medico. Quindi la legge ha una sua facilità, e allora a questo punto, come direbbe Ezio Greggio, mi infervoro. Cioè, non è il problema del legislatore che ha emanato una legge difficile, ma non impossibile da capire. Il problema è che quanti italiani si interessano, ci interessiamo di andare a votare sul referendum quando attiene alla magistratura e a temi che reputiamo astrusi. Questa legge è stata fatta passare poco. È un tema che interessa tutti noi, perché tutti noi abbiamo più o meno a che fare con le malattie prima o poi, però non ci è stata comunicata in maniera elementare, in modo che familiarizzassimo. E invece è un qualcosa con cui dovremmo familiarizzare, perché visto il numero di cause vuol dire che qualsiasi italiano pensa in vita sua un pensierino e denunciare un medico, un sanitario, ce lo fa. Allora il problema non è che il medico deve sentirsi perseguitato, è che c'è un'ignoranza serpeggiante su quelli che sono i temi di legge, perché dice sono molto arrabbiato che mi è morto questo parente, e allora tutti i soldi che sono andato a risparmiare perché c'è di meno in casa li spendo contro il medico che me l'ha fatto sparire. Ecco, fondamentalmente non mi interessa come, ma mi interessa che. Ora, questo non deve più succedere, bisogna fare in modo che la gente capisca perché si va in causa, che differenza c'è tra civile e penale, che a momenti non lo sapevo nemmeno io prima di fare scienze politiche. E queste sono cose basilari che però molti di noi non sanno, e che occorre un po' di tempo per capire. Chi comunica questo? Ci vuole, invece di andare a guardare e andare a indignarsi per le inquadrature in Formula 1 delle belle ragazze, si prende un po' di tempo e lo si dedica a conoscere le leggi che abbiamo. Però
Noi ci abbiamo provato più di una volta, non ci siamo riusciti perché è talmente complesso il sistema, perché la legge è passata attraverso emendamenti, un colpetto qua, un colpetto là, quello che diceva la sua, quell'altro che diceva la sua, veniva modificata la virgola e il punto. Alla fine poi il cittadino sì, ci prova, ma qualcuno poi che gli fa intentare queste cause ci sta, non è che il cittadino prende, manda il fax e parte da solo. Cioè, su internet ancora ci sono le pubblicità di coloro che dice vieni da noi e che ti facciamo fare la causa, però nessuno di quelli si azzarda a pubblicare perché giustamente non gli conviene la percentuale di case che sono andate a diciamo, in giudicato e a condanna. Che se lo pubblicassero probabilmente bisognerebbe, no, trovare una cosa. Allora, se non le pubblico io, te le pubblico io, però. Noi siamo arrivati a una commissione che ha tirato fuori dei dati che noi straconoscevamo. E la mia domanda è sempre la stessa. E adesso? Devo dire, le osservazioni le avete già fatte. La Commissione ha scoperto acqua calda. Speriamo che, come dicevo io prima, Che qualcosina. era bravissima persona, Sì, Gabriele, sì, sì. però Allora, mi ditemi che fate. delle due l'una: o smettiamo di essere litigiosi e cerchiamo di recuperare un minimo di dignità e di educazione civica e di rispetto nei confronti dei medici e non considerarli la possibilità di una fonte di guadagno. Perché questo è quello che sta succedendo, che poi è normale che i medici lavorino poco serenamente. Questa commissione si è resa conto che molti dei medici se ne scappano all'estero, perché all'estero, dove ci sono sistemi sanitari meno efficienti del nostro, perché mo, raccontiamocelo, noi abbiamo un sacco di problemi, abbiamo un sacco di difetti, ma abbiamo un sistema sanitario nazionale, abbiamo i LEA che altri paesi non hanno. Eppure i nostri medici se ne vanno all'estero a cercare dei lidi più calmi e più tranquilli dove fare la loro professione. E io vi dirò qualcosa in più. Nella scuola di specializzazione in medicina generale, quest'anno, il nuovo corso, ci sono moltissimi ospedalieri, radiologi, medici del pronto soccorso, medici internisti, dermatologi, pneumologi, che lasciano il reparto e lasciano uno stipendio da 2.500-3.000 euro al mese con moglie e figli o marito e figli, per guadagnare 900 euro lordi al mese e fare una professione che ancora, nonostante tutto, ha un appeal molto molto alto e molto convincente. Ci sarà un perché? Allora, cerchiamo di comportarci in maniera civile, cerchiamo di rispettare i medici che sono una fonte di salute. Certo, ci sarà tra i medici qualcuno che commette degli errori, dottor Buono, sicuramente c'è, come c'è tra gli avvocati, tra i giornalisti, tra gli ingegneri, e non tra i virologi, loro non sbagliano mai. Già. Però dobbiamo considerare il mondo delle professioni come un mondo che tutto sommato non è immune degli errori, quindi il problema non è quello di arrivare a una sorta di impunità, il problema è quello di capire e quando tutto quanto questo si eleva a rischio del pacato svolgersi di attività che richiedono calma, tranquillità e soprattutto raziocinio volto all'identificazione delle cause di processi patologici nonché al loro rimedio. Facciamo una piccola riflessione. Noi, ad esempio, no, abbiamo, nonostante dei referendum, no, abbiamo la magistratura che, come sappiamo, in virtù dell'alto ruolo che svolge, non è soggetta a situazioni di questo genere. Sappiamo che in qualche modo la responsabilità, qui parliamo di responsabilità civile, è stata in qualche modo evitata con delle modifiche, eccetera. Io non voglio pensare che sia stata evitata o comunque rimodulata perché abbiano costituito un lobby o altro, voglio pensare che si sia ritenuto che nel superiore interesse della serenità di chi valuta e giudica sia stato ritenuto male minore quello di consentire questa sorta di non punibilità ai fini civili. La riflessione sarebbe: ma è tanto diverso il grado
di lucidità che va, e soprattutto di tranquillità che va assicurato a chi giudica nei confronti di quello che dovrebbe essere assicurato nei confronti di chi può salvare una vita, può invece, se disturbato, dilazionare i tempi di un suo intervento perché pensa prima a come doversi difendere. Io non ho nulla contro la magistratura, ci mancherebbe altro, fa il loro lavoro, mi domando solo, ma è veramente così diverso il grado di tutela che deve avere nei confronti dei professionisti della sanità? Questo lo vorrei porre un po' in modo provocatorio, perché è ora di considerare a livello sociale tutto quanto questo che ciò comporta, se non altro dal punto di vista economico, perché tutte le risorse che vengono shiftate altrove, e cioè nella medicina difensiva, che nasce proprio dal fatto che chi svolge queste professioni non è tutelato da questo punto di vista, forse non potrebbe essere impiegato differentemente. Ecco, questa è la domanda che vorrei che ci si ponesse. Poi la risposta, per carità, qualcuno mi potrà dire: ma vuoi mettere un conto il lavoro che fai tu, un conto il lavoro che fa il magistrato? Ma allora mi chiarite cortesemente perché? Beh, appunto, questo che è uno dei cosi. Però io direi una cosa, ma finché il contenzioso può sfociare in una causa civile, la quale causa civile alla base c'ha un patteggiamento tra le due parti che si mettono d'accordo e qualche lira la tiri fuori, è logico che tutti faranno causa, perché al limite qualche migliaia di euro le pigli in ogni caso. E quindi questo che vuol dire? Che metti dei mezzi sanitari, crei problemi, induci la cosa, perché? Perché qualche migliaio di euro lo sfanghi in causa civile? Cioè, a questo punto, scusatemi, mi permetterei che il sistema è un sistema farlocco e drogato, perché vuol dire che tu da una parte dici predichi bene, da una parte razzoli male, insomma, quindi bisogna pure capirla. Dottor Miserendino, non sarà che è proprio questo il problema, perché se io da una causa civile qualche migliaio di euro in ogni caso li piglio, ecco lì che in ogni caso io lo prendo e lo faccio. Questo mi è stato detto. Sia il suo intervento sia quello del dottor Buono vanno nel senso di una riflessione che stanno per fare anche società scientifiche nei confronti di Nordio e di Ippolito nella commissione, proprio per spiegargli che non solo il processo penale è un Trojan verso il civile, ma che praticamente il civile significa risarcimento, e questo risarcimento potrebbe diventare indennizzo. Allora, il concetto dell'indennizzo però mi fa dire qualcosa da paziente, cioè io che me ne faccio di 2000 euro se ho perso un parente? Fondamentalmente non me ne dovrei fare niente, cioè non è che mi faccio dare dell'accattone per un qualche motivo, vedete la mosca al naso, che non è che mi faccio dare dell'accattone per qualche motivo, lo faccio perché probabilmente penso di avere un conto in sospeso con la sanità, con il medico. Questo è un tema da approfondire, cioè si confonde un po' la causa con l'effetto in qualche situazione. Non è che un paziente vuole rastrellare dei quattrini perché in qualsiasi situazione ci sono dei quattrini da rastrellare. In qualche situazione, in molte situazioni, c'è una persona che trova che non è stato tutelato il suo diritto alla salute, probabilmente lo trova in modo completamente sbagliato, ma siccome sono in tanti gli italiani che vanno su questo a ragionare in questo modo, bisogna capire un attimo non le loro motivazioni, ma le determinanti di questo comportamento, perché è come se fosse un virus. Cosa c'è dietro questo? C'è probabilmente un italiano che ha meno diritti di quelli che gli si spiega, o comunque che sente di averne di meno. Non sto giustificando questo comportamento, sto dicendo che non è facilmente curabile. Lo so, e quindi non è facilmente curabile, però in qualche modo bisogna dire, perché lei dice non mi faccio dare dell'accattone, ma non è che se io faccio una causa civile, una causa contro un medico, lo pubblico sul giornale, non sempre la pubblica sul giornale, yeah. Rimane in background, no?
E poi tanto le case durano 5-6 anni, tra 6 anni dovete provvedere, qualcosa piglio, capito? Intendo dire, anche se piglio 2.000 euro, tanto, intanto però l'ho fatta, capito? Questo è l'aberrante. Finché non dice che tu fai una causa e c'è o sì o no, non c'è il ni che i soldi te li dai in ogni caso, ecco lì perché. E abbiamo trovato la motivazione, bisogna andare a cercarla. Allora, cause, concludiamo le ultime minuti di questa 10 minuti di questa puntata con un qualcosa che poi è lo specchio dell'Italia. Parliamo di certificazioni mediche. Avanti! Posso? Ma si accomodi! Salve, dottore. Salve. Mi dica. Le racconto la mia giornata tipo. Sì. Mi sveglio la mattina e vado al bar a fare colazione. Sì. Appena ho finito il cappuccino e la brioscina, io e il barista andiamo nell'elettrobottega e facciamo l'amore. Poi vado al forno. Sì. E appena ho comprato il mio filoncino, io e il fornaio andiamo nell'elettrobottega e facciamo l'amore. E non ho finito. Poi vado all'ortofrutta e appena ho comprato le zucchine, i cetrioli e le carote, io e l'ortolano andiamo nell'elettrobottega e facciamo l'amore. Poi vado all'edicola. Sì. E appena ho comprato il giornale, io e il giornalaio andiamo nell'elettrobottega e facciamo l'amore. Signorina, ma lei è ninfomane. Ecco, che me lo potrebbe scrivere sul certificato che mio marito dice son troia? Ninfomane. Tenga. Peccato che non ho il retrobottega. Allora, questo qui è una barzelletta, una classica barzelletta che con parodia che viene che circola sui social, ma una barzelletta che c'ha qualche anno. Però non ci discostiamo troppo da questo, perché se lì questo adesso l'attore ha fatto questo certificato di a questa donna, di almeno il marito cambiava la dizione su lei, non credete che nella realtà non ci siano certificati assurdi, non di questo livello, ma quasi. Ma prima di incominciare tutto quanto, cosa vuol dire fare una certificazione medica? Allora, spiega, dottor Buono lo sa perfettamente cosa sia la certificazione. Cosa vuol dire emettere una certificazione medica? Significa certum facere, cioè produrre un atto in cui si dà per certa, ovviamente per quello che può essere la certezza nell'ambito delle possibilità umane, che un evento abbia ad esempio provocato un altro evento o che sussista molto più semplicemente una certa condizione fisiologica o patologica che sia. Quindi è un atto che ha una valenza medico-legale molto importante, perché non è una valutazione, non è una opinione, è una certificazione. Su questo delle volte si fanno un po' di equivoci, perché siccome la forma sembra strano, ma è così, di un foglio di carta che delle volte viene redatto o a mano o con l'utilizzo di un computer, le macchine da scrivere non ci sono più, ed è di poche righe, tende a essere sottovalutato, mentre invece è una testimonianza scritta di un qualcosa che il medico ha obiettivato, quindi ha riscontrato dal punto di vista materiale, che può produrre degli effetti anche a distanza di anni. Quindi non è un qualcosa che può essere preso sotto gamba dal medico, né tantomeno da altri, ancor di più quando magari gli altri sono professionisti, che sulle loro cose, per carità, le loro cose sono sante, benedette, serie, presuppongono studi, è come se il nostro invece fosse un atto, parlo sempre di quello certificativo, che non presuppone studi pluriennali, magari anche un po' di più di quelli che portano altre categorie a redigere degli altri documenti, e quindi è un qualcosa di cui dobbiamo avere contezza, anche perché il medico generalmente
fin dal primo giorno di esercizio della sua professione ha a che fare con tutto quanto questo e quindi va soppesato, bisogna fare attenzione a quello che si scrive, anche perché stiamo assistendo nel corso di questi anni a un proliferare incontrollato di richieste che vanno valutate. Adesso vediamo un pochettino quali sono quelle più spiritose, però partiamo dal primo presupposto. Certificare vuol dire vedere, obiettivare e scrivere una certificazione. Esatto. Si può certificare di tutto, ma deve essere un qualcosa di sanitario che allora, è possibile accettare. Capito, se la signora Rossi vuole certificare che suo figlio ha gli occhi blu e ha effettivamente gli occhi blu, per quanto il certificato possa sembrare strano, si può benissimo certificare. Io discuto su due cose, una che mi faceva venire in mente il dottor Buono, cioè sulla importanza che va data al certificato. Il certificato non è un pezzo di carta, dottore mi certifichi che, da una parte, dall'altra, dall'uso e l'abitudine invalsa di molte categorie professionali di scaricare le loro responsabilità su quelle del medico di famiglia per far fare delle cose che dovrebbero toccare a loro, e questa è una cosa che mi dà fastidio. Che poi ci siano dei certificati bizzarri come quello mi faccia l'idoneità lavorativa per fare palombaro, ovviamente non lo puoi fare, oppure quello, dottore, il professore di ginnastica ha detto che deve fare un certificato che mio figlio può fare ginnastica. La ginnastica la possono fare tutti fin tanto che non si dimostra che ci sono dei motivi per cui non la possono fare, quindi sicuramente ci sono dei certificati bizzarri, sicuramente il medico deve avere la tranquillità di sapere che quello che certifica ha poi un valore. L'altra cosa su cui volevo porre l'attenzione è sulla richiesta, e ne parleremo poi perché c'è un intervento dell'avvocato Cazzola, su di altre categorie professionali come quelle dei notai che ci chiedono i certificati a dir poco bizzarri, tipo quello della capacità di intendere e di volere, che poi ce lo spiegherà. Di bizzarria in bizzarria, poi andiamo a vedere, va bene, perché ha un fondamento, un certo fondamento ce l'ha, è un fondamento giuridico e quindi è una cosa strana, un po' strana. Ma il certificato di esistenza in vita, ad esempio, cioè che io devo certificare che una persona esiste in vita, beh, finché non è morta è viva. No, magari poi se mi fate una telefonata a quell'ora di quel giorno, in quel determinato momento, la signora Maria Rossi era viva. Poi dopo 3 minuti dopo potrebbe pure non essere, capito? Intendo, certo, dire. Ma poi altra certificazione, una bizzarrissima, io me la ricordo qual era. Me la chiesero che io praticamente dovevo scrivere su un certificato che i ragazzi del cortile dovevano stare zitti perché sennò la signora non poteva dormire e quindi era stressata. Cioè, dottor Miserendino, siamo malati di certifichite noi italiani, cioè noi certifichiamo tutto e cerchiamo di certificare qualsiasi cosa purché se possa ottenere un pezzo di carta, insomma. Questo è un tema da indagare e da classificare anche bene, aspetto l'intervento dell'avvocato Cazzolla, nel senso che siamo ammalati di certifichite, qualche volta è negli enti pubblici che si innesca la richiesta che poi andiamo a porgere da qualche altra parte e in sanità al medico di famiglia. Ancora una volta il medico di famiglia ci casca in pieno perché è il nostro punto di confine con la sanità. Cioè noi abbiamo un recettore verso il servizio sanitario che è il medico di famiglia ed è anche un recettore verso i temi di salute che la pubblica amministrazione ci sollecita. Quindi rischia 2 volte di essere chiamato in causa da noi cittadini per problemi che non sempre poniamo noi. Poi certo li poniamo quando si tratta di avere il prof di ginnastica molto esigente o qualche volta un po' maleducato e lì qualcuno in più del normale chiede l'esonero facendo un atto di sufficiente in educazione, anche lui, però lì è qualcosa che nasce in famiglia. Beh, tal caso si certifica di tutto, diciamo la verità, perché dall'alunno che si può spostare dalla classe A alla classe B durante l'arco della giornata, a coloro che devono andare a scuola, devono andare spesso al bagno, addirittura per non parlare poi della questione dei certificati con quelli che stanno malati,
che stanno a casa ammalati, però nello stesso tempo possono fare smart working, nel senso che se uno è malato e c'ha una malattia, io devo autorizzarlo a fare smart working. Stai malato, ma stai malato a pezzetti, ma non stai malato di più per farlo, eh? È la didattica a distanza, non sono lavoratori. No, 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 io parlo di smart working. I ragazzi non sono lavoratori a scuola. Sì, appunto, però se i ragazzi... Fanno didattica a distanza, se stai male, stai male. Se stai male, stai male, non è che stai male a pezzi e poi fai seguire lezioni a distanza. Cioè, stai male o stai bene, perché poi loro noi vogliono, buttiamo nella spazzatura. Ma buttiamo nella spazzatura 50 anni dei cose, dei diritti, esatto, dei lavoratori. Esatto. Dottor Miserino, prego, che lei la vedo più arrabbiata. Dottor Pirro, lei ha fatto due esempi, però uno... La didattica a distanza, che effettivamente è finito nella legge, nasce dalle famiglie perché deve recuperare il ragazzo quando sta per finire l'anno, e allora la situazione si innescava in quel caso perché voleva partecipare anche se doveva, se aveva dichiarato un qualche motivo per stare fuori dalla classe. Cioè c'erano delle situazioni di quel genere che giustificavano il legislatore fino a un certo punto. Per quanto riguarda il lavoro, no, il lavoro è un lavoratore messo in croce da un datore di lavoro quasi sempre, cioè l'altra situazione per cui alla fine ci si rivolge al medico di famiglia. Però dottor Miserendino, sì, lei si renda conto di quanto è particolare la richiesta di un certificato che l'alunno XY possa frequentare la DAD? Ma quello sta male, c'è il Covid, c'è l'influenza, magari dalle 8 alle 10 sta bene, alle 10:15 c'ha 39 di febbre e non può frequentare. Come fa il medico a certificare tout court che il ragazzo può o non può? Sta male, nei momenti di malattia ci sono anche dei momenti di benessere. Il certificato di presunto benessere della però, cioè, allora, io praticamente dovevo fare la divinazione, era perché io dovevo certificare che il ragazzo che stava a casa poteva stare nelle condizioni di possibilità dati a distanza. Oggi sta bene, il giorno dopo la 38 di febbre, che ti ho certificato a fare? Continuiamo a scaricare allora, però, sui medici, no, cose che non fanno parte del c'è anche l'ignominia, scusatemi, del un ministero della pubblica istruzione che non si chiama più così, del merito e della felicità, come si chiama adesso? Io continuo a chiamarlo così perché posso stare appresso alle paranoie dei quello lì no, perché c'è un ministero che chiede il certificato, chiede il certificato per tutte quante le cose. Allora io che te certifico? Allora, se il ragazzo sta bene e il genitore dico te l'hai fatto, il genitore come sta oggi? Sta bene, accendesse il computer, sta male, non accende, cioè serve il mio certificato per farlo. Cioè, quando lo smart working, dottor Miserendino, io l'altra volta ho sollevato un problema quando c'era, però chiedono il certificato. Allora praticamente tu stai male, c'hai la febbre, c'hai l'influenza, eccetera, però puoi lavorare smart working. Io devo fare un certificato che stai male, però non è che stai male tanto, stai un pochino male in maniera tale che tu continui a lavorare da casa. Allora scusatemi, qui o stai male, e se il lavoratore stai male, o stai bene e allora vai a lavorare. Quando stai male c'è una tutela che dice che pure se c'è il raffreddore smoccioli, non è che c'è una malattia di serie A, una malattia di serie B. Perché no, veramente buttiamo nel cesso anni di tutele nel lavoro. Dottor Buono, io non l'ho capito come cosa. No, ma anche perché poi è bizzarro il fatto che magari il medico che debba certificare questa idoneità a lavorare in smart working è lo stesso medico che gli ha dato dei giorni di malattia. Cioè, sì, stiamo parlando dall'altra parte con gli attivi. Sì, con una mano, io mi ricordavo come in fondo quello che succede con i farmaci, no? Quando ti viene detto abbiamo, con una mano si dice abbiamo il nuovo farmaco stupendo per la terapia di questa malattia, però non lo usare, e quindi ti faccio una nota dove praticamente è difficilissimo che tu possa usarlo. E lo stesso è quello che si vuole fare con questi certificati, sono soltanto strumenti per togliersi responsabilità, ma è ora di finirla, è ora veramente di finirla. Cioè non è che il medico può essere il giudice dell'intimo benessere della persona, il giudice dell'ultimo benessere della persona è il paziente stesso, che deve poter dichiarare sotto sua responsabilità: io me la sento. Casomai chiedetegli una autoattestazione di questo genere, e se la sente farà lo smart walk, fermo restando, anche perché effettivamente dopo un'ora la situazione può essere diversa, magari ha preso un analgesico,
alle 10:30 si senta perfettamente in grado di lavorare, può darsi che all'1:15 stia male. Allora che facciamo? Un altro certificato nel certificato nel certificato in cui dovremmo dire è ammalato, però alle 10:30 può lavorare. Dottor Bono, ma all'1:30 però non può lavorare più. Quindi facciamo un altro certificato che riafferma il certificato originale che dice che allora, stava suo lavoro, ma siamo pazzi? Se il suo lavoro sta semplicemente nel rimandare a Tizio Caio Sempronio alcune mail, faccio esempio, potrebbe essere un lavoro da fare anche con 38 di febbre, ma se il suo lavoro dipende, consiste, perché magari gli viene una cinetosi, segue lo schermo, sì, però se il suo lavoro consiste l'elenco delle categorie di Serie A, Serie B, delle lettere di una certa importanza, potrebbe non essere perfettamente in grado e convinto di quello che scrive, quindi è tutto relativo. Se sta male, a mio modesto parere, sta male, sta male, basta, fatela finita. Fatela finita, semplifichiamo, malato o non malato, punto. Ma poi scusami, non è che un'altra cosa, ritornando alla scuola, Mauro c'ha ragione, perché magari ci stavano, che avevano il Covid molto leggero, stavano a casa, eccetera, ma che c'entra il certificato mio? Allora se vuoi recuperare, senti i genitori, sta bene, lo pigli, lo fai partecipare alle lezioni, capito? Gli dà uno scomputo, se sta male, sta a letto, lasciare la discrezionalità, non è che se può dire, aveva a cercare il certificato da me. Non è il solo, dovremmo fare un'indagine sui certificati assurdi che ci stanno. Parlo anche, cioè, il semplice certificato di malattia ha delle sfaccettature che sono meravigliose. Il certificato di malattia che arriva fino al venerdì, poi sabato e domenica di salta e ricomincia il lunedì. Questa è la classe, perché così almeno sabato e domenica che sto male, però posso andare a fare la spanzata con gli amici al lago, no? E ce ne stanno, cioè, quindi probabilmente bisognerà forse fare un elenco di questi certificati e mettere un pochettino in evidenza quali sono le principali inadempienze, perché se no a questo punto sta roba rimane sempre in underground e fare un po', capito, deve mettere un po' in piazza determinate situazioni in maniera tale che si evitino proprio le richieste, perché cioè, a me mi vergogno di fare un certificato, però purtroppo c'è anche chi li fa. Non è questa la cosa. Dottor Miserendino, sarebbe il caso che dobbiamo fare, o anche qui dobbiamo inserire l'educazione civica, che dobbiamo fare? No, qui si può strutturare, già in questa trasmissione, tutta una serie di aneddotiche messe bene e classificate bene. Io però esorterei, perché ci sono delle cose che bisogna imparare a non fare, e questo è giusto, ed è giusto anche che il medico di famiglia percepisca come una missione quella di far capire, far entrare nella testa del cittadino alcune cose. E fin qui siamo tranquillamente d'accordo. Io l'unico elemento che ho introdotto è che tendo sempre a non giustificare il genitore, perché spesso pretende di più e ha delle idee rispetto alla certificazione, ma a giustificarlo da lavoratore, perché oggi il mondo del lavoro sta cambiando, si lavora tante volte al giorno, non è che si lavora da A, si lavora tante volte al giorno, e il diritto alla disconnessione per chi sta a casa è un vero problema. Allora, di fronte a questo, cioè di andare via, di fare i fatti suoi dopo le 8 di sera, e invece no, magari ti chiamano fino a mezzanotte. Lo so, perché purtroppo attenzione. C'è questi cellulari, smartphone che hanno praticamente messo in piazza la nostra vita, cosa che non era quando c'era il telefono di casa, uscivo, se li vedevo fra 2 ore, poi dopodiché prendevano nota se volevano che io li chiamassi. Vabbè, comunque, allora... Diamo un empowerment a chi infatti, è lavoratore. Infatti, questa ci è mancano idea. Le pause, adesso ci mancano le pause. Allora, andiamo a vedere il certificato di capacità di intendere e di volere. Allora, lo vedremo dall'avvocato Cazzolla, che adesso abbiamo intervistato. Però è una cosa abbastanza surreale, praticamente ognuno di noi nello Stato italiano, quando nasce, e lo dirà l'avvocato, acquisisce un diritto giuridico perché esiste, no? Poi a 18 anni acquisisce un altro diritto, quello della capacità di intendere di volere. Tutti gli italiani sono capaci di intendere di volere, a meno che qualcuno non dimostri l'assoluto contrario. In realtà dei fatti qui pare che debba essere fatta una certificazione su un diritto costituzionale già acquisito. C'è più certificacchio di così. Andiamo a vedere. Bisogna essere precisi nei principi. Quando nasciamo, acquisiamo già quella che si chiama capacità giuridica,
cioè quella di poter operare nel diritto e di essere titolari di diritti e di obblighi o doveri. Ma è a partire dal 18° anno di età che noi acquisiamo quella che si chiama capacità di agire, cioè quella di curare i propri interessi e quindi di poter da soli compiere atti che abbiano valenza dal punto di vista personale o patrimoniale. Quindi dov'è il problema? La capacità di intendere vuol dire rendersi conto del significato delle proprie azioni, della propria condotta. La capacità di volere significa autodeterminarsi liberamente. Quindi quando si prospetta il problema del rilascio eventuale di un certificato di capacità di intendere di volere da parte del medico di medicina generale, beh, io sarei molto 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 prudente e cauto. Perché la domanda che io mi faccio è: come può un medico di medicina generale avere la perfetta cognizione che chi gli sta davanti, il suo assistito o paziente, sia capace di intendere e di volere? Perché la capacità di intendere e di volere non può soltanto essere inficiata da una infermità mentale, da una malattia mentale. Ma non dimentichiamoci che ci sono anche gravi disturbi della personalità, ci possono essere anomalie psichiche, ci possono essere patologie psichiche che non rientrano nelle malattie mentali e che non possono, sono prive di quella che si chiama definizione clinica. Quindi qual è il suggerimento che mi sento di dare a un medico di medicina generale? La premessa è che la Cassazione penale ha stabilito che al compimento del 18° anno di età la capacità di intendere e di volere si presume automaticamente. Quindi io, se fossi un medico di medicina generale e un paziente mi chiedesse un certificato che attestasse la capacità di intendere e di volere, io non lo rilascerei. Anche perché non dimentichiamoci che ci possono essere delle infermità transitorie, saltuarie, occasionali, per cui un soggetto che in apparenza è capace di intendere di volere, nel compiere un atto si trova in una situazione contingente e momentanea di incapacità di intendere o di volere. Quindi il mio modesto suggerimento è di non rilasciare alcun certificato che attesti la capacità di intendere e di volere di un paziente. Il medico di medicina generale, dinanzi ad un paziente sul quale nutra dei dubbi circa la sua capacità di intendere o di volere, non dimentichiamoci che la O è una congiunzione alternativa o disgiuntiva, può, nel caso in cui avesse dei dubbi sul, per esempio, disturbi della personalità o comunque situazioni morbose che non rientrino nel novero delle malattie mentali, può indirizzarlo ad un medico specializzato. In mente mi viene il geriatra, lo psichiatra, il neurologo. Sono loro che a fronte di una analisi scientifica con precisi parametri valutativi possono certificare, o meglio attestare, una eventuale incapacità di intendere o di volere, tenendo sempre presente quello che ho già detto. La Cassazione penale ha stabilito che al compimento del 18° anno di età siamo tutti capaci di intendere e di volere in base a una presunzione automatica. Ovviamente, se una persona da parte del medico specializzato viene inquadrata come affetta da una infermità tale da
inficiare totalmente o parzialmente la capacità di intendere o, ripeto, la congiunzione alternativa o oppure disgiuntiva o capacità di intendere o di volere, beh, in quel caso si aprono degli scenari, perché ci sono gli istituti di protezione di coloro che sono totalmente infermi di mente oppure parzialmente. Sto parlando della interdizione, sto parlando della inabilitazione, che ovviamente debbono essere oggetto di una pronuncia da parte di un giudice. Allora, abbiamo visto, chiaro, dottor Miserendino, nel salutarci, la notizia è che il certificato di intendere e di volere richiesto non vale assolutamente nemmeno la carta su cui è scritto a questo punto. No, perché non bisogna duplicare i provvedimenti amministrativi. L'amministrazione non deve chiedere ciò che presume di avere. Non deve chiedere di duplicare, sì, quello sì, ma non deve duplicare la Costituzione italiana che sancisce che a 18 anni cioè siete capaci di intendere e di volere. Questo voglio dire. Bravo. Esatto. Purtroppo sono anche i notai che chiedono questi certificati. Allora io mi chiedo, il concorso notarile è il concorso più difficile che c'è nel nostro paese. Immagino che i notai siano persone colte. E allora perché scaricare alcune proprie responsabilità su altre categorie professionali, vedi medico, no, per fare dei certificati che potrebbero tranquillamente farlo? Tu domandi alla signora Maria. Allora, sono un po' inviperito da questo atteggiamento molto italiano. Non è uno scarico di responsabilità, è la richiesta di una certificazione di un diritto costituzionale. Io devo richiedere a una persona il certificato che sono che ne posso dire che ho il naso e il respiro. Ma il notaio lo sa. Cioè, scusate, il notaio lo sa. Ho capito che lo sa. Perché lo chiede? Appunto, e questo sempre concludendo con Mauro, poi andiamo perché siamo dilungati, ma sono argomenti interessanti. Dico, un certificato, allora adesso facciamo il certificato che io che dottor Miserendino gli daranno, che ha due polmoni e che respira. Dai, allora è un certificato giusto? Cioè, qui si tratta di certificare l'ovvio. È sempre il solito tentativo di scaricare ad altri, di avere una pezza d'appoggio, di vedere magari non è una volta chiamata richiesta. Capito? Questo voglio dire, facciamo, salutiamo Antonio Serendino, poi facciamo il giro e concludiamo perché siamo al di là col tempo. Prego. Questi certificati non servono e il giudice interdice, abbiamo sentito, quindi attenzione, c'è bisogno di un atto interruttivo di un qualcosa che altrimenti si presume. Basta, non dico altro, saluto da Milano insieme alla mosca che tutto il tempo mi è stata sul naso. E che penso che dirà molto poco, nel momento che sgancia il collegamento avrà vita breve, penso, no? Salutiamo anche no, la mosca di buono. Sono buono io. La prende e la rilascia fuori, che fa? La rilascio fuori? Sì, beh, è un po' difficile. Allora, un saluto e ci vediamo da 7 giorni. Saluto da Ficcanaso. Allora, dottor Sabatini, saluti con la massima di mia massima è brevissima, è una, come si dice, un'incitazione al rispetto di se stessi e al rispetto dei medici, diceva Dostoevskij. Il dottore è come il confessore, tenere nascosto qualcosa sarebbe sciocco. Arrivederci e alla prossima. Dottor Buono, ai saluti. Bene, saluti a tutti. Abbiamo concluso con una parte molto effervescente, non è escluso che in qualche modo non se ne abbia a riparlare. E comunque dimentichiamoci i certificati e apprestiamoci a una buon proseguimento di serata e buona nottata. Arrivederci a tutti. Io vi ringrazio, e abbiamo un po' di scena, siamo un po' allungati. Però ovviamente voi potete rivederci quando? Su YouTube, appena finita questa trasmissione subito attaccati, oppure rivedere anche il filmato che probabilmente sta sui social. Un saluto cordiale a tutti, ci vediamo fra 7 giorni con la nostra sanità.